Pronti, partiti. Eccoci, allora, buonasera a tutti. Grazie ai partecipanti. Questa sera un pochino più dal freddo. C'è il derby anche, ma nello spazio. Sì, c'è. Dal freddo, il derby, un sacco di cose. Siamo i migliori qua, no? Bene. Alcune notizie dell'associazione. Anzitutto abbiamo con noi, dove sei, Caterina, che è entrata nel consiglio direttivo, quindi è una nuova consigliera, al posto di Beppe, che per motivi personali non è più nel consiglio. E, quindi salutiamo Caterina, grazie. E, poi, niente, questa sera, scusate, siamo andati fuori qualche minuto, ma diciamo, prendiamolo come allenamento per andare a fare le osservazioni d'inverno, che c'è un po' freddino e allora così ci abituiamo. E, bene, questa sera abbiamo Luigi Piccimenti, che tutti lo conosciate, è il socio fondatore di Polaris, quindi è un'anima storica dell'associazione e adesso è sempre attivo nell'associazione e anche sarà a breve direttore responsabile della rivista Polaris News, quindi grazie anche per questo, complimenti. Bene, questa sera ci parlerà dei grandi telescopi che sono in Cile dell'ESO, dal VLT all'ELT, quindi è una cosa molto interessante, vedremo immagino belle immagini e niente, ti lascio la parola. Grazie. Grazie. Allora, sono contento stasera di ritornare a fare una presentazione dal vivo perché diciamo, questa presentazione in realtà era pronta per essere tenuta a marzo dello scorso anno. Poi, vabbè, sappiamo che c'è stato tutte le vicissitudini del lockdown, eccetera, per cui era rimasta un pochino lì latente e poi mi è stato chiesto di non perderla perché effettivamente era una presentazione dovuta a Polaris e quindi l'abbiamo organizzata e riusciamo in tempo a farla per concludere l'anno. Allora, questa sera appunto parliamo del VLT e del ELT, principalmente parliamo dei grandi telescopi, dei grandi osservatori, dell'ESO, che è l'osservatorio europeo che ha sede in Europa, ma che ha i telescopi nell'emisfero sud e nel Cile. E mi era venuta voglia di parlarne perché avevamo incontrato un astronomo italiano che è Nando Patat, che è direttore dei programmi osservativi dell'ESO. È un italiano che lavora in Germania da diversi anni e si occupa dell'organizzazione delle osservazioni, dei programmi di osservazione di tutto il programma dell'ESO. L'avevamo incontrato qui, vedete un fermo immagine preso a maggio dell'anno scorso, quando appunto non facevamo ancora gli incontri di persona e lo avevamo invitato come ospite per Spazio per Tutti. E quindi qui vedete la sua partecipazione, alcuni commenti che c'erano stati in quell'occasione. Tra l'altro, appunto, volevo anticipare che Spazio per Tutti riprende il 21 di gennaio, quindi con le serate di venerdì che faremo via internet, e riprenderemo proprio con Nando Patat, che si è prestato per tenerci una nuova serata. Quindi, insomma, è un personaggio molto bravo, molto capace, riesce a coinvolgere e quindi siamo contenti di averlo di nuovo come ospite. E diciamo che mi è venuta la voglia di parlare dell'ESO perché noi sappiamo che ci sono grandi osservatori in giro per il mondo, quelli americani, quelli giapponesi, sappiamo anche dei grandi osservatori che ci sono gli europei nel Cile, però poi alla fine spesso non sappiamo molto di questi osservatori, sappiamo che esistono, però tante informazioni non le hanno. E allora volevo appunto approfondire che cos'è l'ESO e quali sono gli osservatori che gestisce, dove sono e cosa fanno. L'ESO è un bellissimo progetto europeo che è nato
con alcune nazioni fondatrici nel 62, e che raggruppa molte nazioni europee per collaborare e fare un unico progetto di osservazione per gestire degli osservatori. Osservatori che sono stati messi nell'emisfero australe, un po' perché le condizioni erano migliori i cieli, e anche perché la copertura del cielo australe alla fine come osservazioni è minore rispetto a quella dell'emisfero nord, perché le nazioni soprattutto europee, gli Stati Uniti coprono molto bene l'emisfero nord, quindi l'osservazione del cielo boreale. All'epoca soprattutto il cielo australe era meno osservato, meno coperto da grandi osservatori. Dopodiché c'è stata la corsa andare a piazzare osservatori molto grandi proprio nell'emisfero sud, nei posti migliori, dove c'era il deserto, dove erano le zone più secche, più aride, proprio per vedere meglio, poter osservare meglio. Vedete che nel tempo si sono aggiunte diverse nazioni, l'Italia ne fa parte dal 1982, l'ultima che si è aggiunta è l'Irlanda nel 2018, e direi che, visto che appunto i cieli in Irlanda non sono molto buoni, hanno aderito per andare a cercare i cieli migliori nel sud. È un progetto europeo, la sede è in Germania, vicino a Monaco, dal 1980, in cui ci sono sostanzialmente uffici, e un paio di anni fa hanno aperto invece anche un centro di accoglienza dei visitatori con una sorta di museo, esposizione, quindi è aperto al pubblico, si può andare a visitare per studiare, capire quali sono le attività dell'ESO che vengono fatte. Dicevo che i siti osservativi, quindi i telescopi, gli osservatori che ci sono nell'emisfero sud e sono tutti in Cile. Sono tutti in Cile, qui vedete dove sono. Sono nella zona settentrionale del Cile, più o meno Santiago è da queste parti. C'è la Silla, che è il sito storico, il primo che c'è stato, è stato aperto. Poi è stato aperto vicino ad Antofagasta nel 98 il Cerro Paranal, dove c'è il VLT, che sarebbe il Very Large Telescope. Poi nel deserto, su quasi al confine con la Bolivia, agli angoli di Chañantol, è stato aperto invece un osservatorio che però non è ottico, ma sono parabole per osservazioni radio. E vicino al Paranal, qui diceva il 2024, in realtà i lavori sono in corso, ma con i ritardi che ci sono stati in questi ultimi due anni, probabilmente l'avvio sarà nel 2026-27, c'è in costruzione ELT, che sarà l'Extremely Large Telescope, il telescopio estremamente grande. Cioè, i nomi, queste sigle, sono il Very Large Telescope, il telescopio molto grande, e l'Extremely Large Telescope, il telescopio estremamente grande. Comunque, la Silla è stato il sito storico dove c'è un telescopio da 3,60 m, il più grande. Nell'89 era stato messo l'NTT, che era il New Technology Telescope, che era stato un prototipo in vista poi della costruzione del Very Large Telescope, e poi tra poco vediamo come mai. Il telescopio più grande operativo al momento è quello del Cerro Paranal, sono quattro telescopi da 8,20 m che sono specchi appunto col diametro di 8,20 m in un pezzo unico, mentre tutti gli altri telescopi di grandi dimensioni della classe degli 8 metri o 10 metri sono tutti segmentati, sono una specie di nido d'ape, sono pezzi di specchi esagonali, sono composti. Quelli del Cerro Paranal sono gli specchi più grandi mai costruiti.
appunto nel 99 ha aperto poi il Llano de Chaiñ-Antor, dove ci sono i radiotelescopi, probabilmente ne parleremo quando, a gennaio, quando ci sarà Cristiano Tognetti, e nel 2024 in corso, però nel 2025-26 dovrebbe esserci l'avvio delle operazioni anche per il Cerro Amazonas. Questo qui è un riquadro qui di questa zona, questa qui è la costa dell'Oceano Pacifico. Il Cerro Paranal è qui, a una dozzina di chilometri in linea d'aria dall'oceano, e questa è la strada che scende, la vecchia strada panamericana, e qui a una ventina di chilometri in linea d'aria è in costruzione questo nuovo osservatorio, quello del ELT. Ci sono questi telescopi che sono più grandi in questo momento, operati dall'ESO, sono questi. Appunto il l'NTT, il New Technology Telescope, da Planetary 58, era stato costruito a La Silla perché è stato il primo telescopio che aveva le ottiche attive, in cui lo specchio veniva sorretto da una serie di pistoncini che ne correggono continuamente la forma, in modo da garantire che la forma che ha in qualunque posizione sia sempre quella ideale, perché uno specchio è grande, molto grande, diversi metri di diametro, quindi è spesso, pesa, e quindi nel momento in cui viene spostato, ruotato per puntare qualche oggetto in cielo, sotto il suo peso tende a deformarsi. Sono deformazioni minime, però quando si ha un telescopio così grande, queste piccole deformazioni influiscono sulla resa ottica, quindi la visione non è ottimale. Con tutto un sistema di computer e di piccoli attuatori si creano delle piccole spinte sotto lo specchio, in modo, a seconda di come si muove, da compensare praticamente la deformazione legata al peso e riportarlo nella forma e nella forma ideale, in modo che comunque venga girato a sempre la forma parabolica o sferica che dovrebbe avere. Tanto per dare un'idea, il famoso telescopio di Monte Palomar, che è appunto negli Stati Uniti, che ha un diametro di 5 metri, all'epoca era un pezzo unico, era enorme, e perché non c'era un sistema di questo genere che potesse modificare la forma, per farlo molto robusto, che non si deformasse, aveva uno spessore che arriva a circa 60 centimetri. Quindi immaginate uno specchio del diametro di vetro, del diametro di 5 metri, spesso 60 centimetri, che peso ha, e quindi diventa difficile da sorreggere, spostare. Invece con questa tecnologia si riescono a fare degli specchi molto più piccoli, di pochi centimetri di spessore, molto sottili, che però si riesce facilmente a modificare. Al momento i più grandi, appunto, sono questi del VLT, sono quattro telescopi che fra poco vedremo meglio, da 8,20 metri. L'Extremely Large Telescope, che è in costruzione, guardate, sarà il telescopio più grande al mondo, avrà un diametro di 39 metri, quindi 39 metri come diametro dello specchio. Quindi facciamo veramente un salto incredibile in avanti, cioè passiamo da classe di telescopi da 8-10 metri, ci sono il Subaru, ci sono il Keck, eccetera, alle Hawaii, che sono una decina di metri di diametro. Qui saltiamo qua praticamente quattro volte tanto. Quando appunto era stato deciso di cercare il sito adatto per gli osservatori, la prima domanda era: dove si va? Cioè, si voleva andare nell'emisfero sud, però insomma, bisogna decidere qual è il luogo adatto.
devo fare qualcosa. Niente, perché non si sente l'audio, il tuo audio arriva qua. Ah. E quindi dove si deve andare? Per scegliere il luogo adatto, diciamo, abbiamo tutto un emisfero a disposizione. Che cosa si considera? Prima di tutto fattori atmosferici, no? Deve esserci un luogo dove il cielo sia limpido, ovviamente, perché non devono esserci poche nuvole, ma non basta, deve essere anche un luogo adatto dove non c'è turbolenza nel cielo, dove non c'è umidità nell'alta atmosfera, dove non ci sono forti escursioni termiche che possono creare dei movimenti verticali e turbolenze nell'atmosfera. Quindi non basta che sia un luogo dove ci sono poche nuvole, c'è tutta una serie di misure che devono essere fatte per vedere che le condizioni siano adatte nel tempo. Quello tipico è vedere come da noi, appunto in questa stagione, quando viene la tramontana, vediamo il cielo estremamente secco, terso, limpido, e vediamo tutte le stelle che scintillano. E quello non va bene per osservare, perché vuol dire che nel cielo c'è turbolenza, e quindi se si fanno delle riprese, delle immagini, la definizione scende, non si riesce a sfruttare al meglio. Quindi ci vuole un cielo molto limpido, secco, però allo stesso tempo con poca turbolenza. Poi ci vogliono fattori pratici, no? È chiaro, se il cuore del Sahara, per esempio, fosse adatto, beh, non è facile poterci andare, poter mettere un luogo dove vivono delle persone, servono delle infrastrutture, delle strade per portare la costruzione di quel luogo. Poi ci sono fattori geologici, cioè fattori geologici sono importanti. Bisogna costruire un grosso sito, un grosso edifici grossi che ospitano oggetti pesanti, eccetera, e bisogna vedere qual è il terreno, se è il terreno adatto a sorreggere queste costruzioni. Se ci sono dei terremoti, e il Cile è uno dei luoghi più soggetti a terremoti, polveri, cioè bisogna vedere anche il tipo di terreno con il quale si ha a che fare. Poi ci sono fattori ambientali comunque legati alla natura, agli animali, al luogo e così via. Ci sono anche fattori politici, perché sappiamo che nel mondo ci sono molti luoghi magari che potrebbero essere adatti, che hanno però instabilità politiche o sono potenzialmente a rischio, quindi magari possono essere adatti per il cielo, per fare l'osservatorio, non vanno bene poi nel momento in cui a livello internazionale si devono fare degli accordi per gestire da europei una porzione del terreno e del territorio che è in un altro stato. Qui ho raccolto praticamente tutte le immagini che vi mostro sono prese dal sito dell'ESO in qualche forma. Questo qui vedete una piccola, chiamiamolo stazione, una sorta di accampamento nel 61, perché si era andati a vedere se il Sudafrica poteva essere un luogo adatto. Quindi nel deserto del Sudafrica erano andati degli astronomi, erano stati diversi mesi a fare misure appunto della qualità dell'aria, delle osservazioni, del cielo e così via. Poi un altro sito, diciamo nel 94, dopo che il sito di La Silla era già stato costruito, si cercava il sito per costruire il VLT, il Very Large Telescope, e che era già stato più o meno individuato nella zona di Antofagasta. Poi c'erano stati problemi di natura politica col governo cileno, e a un certo punto era venuto il dubbio che non fosse possibile costruire l'osservatorio lì dove era stato individuato. Allora alcuni astronomi erano andati in Namibia per vedere se
poteva essere possibile costruire, spostare l'osservatorio come costruzione in Namibia. Addirittura per un anno intero avevano fatto monitoraggio del cielo in una certa zona per vedere se poteva intervenire. Poi, per fortuna, i problemi con il Cerro Paranà si sono risolti, però quindi vediamo che una volta anche individuato il luogo, non è detto che poi si vada effettivamente lì. Queste, vedete, sono fotografie, magari adesso con la proiezione non si vede molto bene, però sono fotografie ancora fatte con la pellicola, scannerizzate, perché siamo degli anni 90, no? Sembrano molto vecchie, però. Per costruire il Very Large Telescope era stato individuato come ovviamente la cima di un monte, perché in modo che abbia l'orizzonte libero. E la cosa buffa è che era stato individuato il Cerro Armazones come luogo di costruzione, che è dove adesso si sta costruendo ELT. Era stato individuato e sembrava che il VLT venisse costruito qua. Poi, in realtà questo era una cima che era già destinata agli americani, quindi il consorzio europeo si è spostato sul Cerro Paranal e ha costruito il VLT sul Cerro Paranal. Poi gli americani non hanno utilizzato questa cima e, siccome è libera, adesso noi europei stiamo costruendo ELT su questa cima. Quindi il Cerro Armazones doveva essere la sede del VLT, il VLT si è spostato, ma adesso ci costruiamo ELT. E questo qui invece immagini più recenti, stesso sito, però sempre il Cerro Armazones, però con le misure cioè in vista della costruzione, dell'individuazione del sito per l'ELT. Allora, dove andare? Ovviamente si guarda un po' la cartina geografica e si guardano le misure inizialmente da satellite per individuare le coperture nuvolose, i luoghi adatti, eccetera, eccetera. Poi si individuano 3-4 possibili candidati come luoghi e dopodiché a quel punto si restringe la ricerca e si vanno a studiare nel dettaglio. Per il VLT addirittura vedete che era stato scelto come possibile sito il Cile, l'Argentina, erano stati considerati anche la Namibia e l'isola di Reunion. Poi è stato scelto il sito cileno, e anche perché facilitati dal fatto che esistessero già accordi con il governo cileno, perché esisteva già il sito di Massiglia. Quando si è fatto deciso dove fare ELT, erano state valutate anche le Canarie, il Marocco, di nuovo l'Argentina, il Cile. Quindi poi è stato molto comodo utilizzare gli accordi col governo cileno, e appunto il Cerro Armazones, che doveva ospitare il telescopio americano, è stato spostato, quello americano in realtà lo fanno alle Hawaii, e quindi è stato libero ed è stato scelto, anche perché ha il vantaggio di essere molto vicino al VLT, al Cerro Paranà. Sono una trentina di chilometri e quindi si possono sfruttare la logistica, le infrastrutture, gli accordi col governo e via dicendo. Il primo sito, quello storico, è questo qui di La Silla, che è molto distante dal Cerro Paranal, è a 600 km da Santiago, 2400 metri di quota. Vedete qui questa cupola bianca è quella del telescopio più grande, quello da 3,60 m. Questa pochino si intravede grigia è quella dell'NTT, il New Technology Telescope, che è stato il prototipo che è stato usato per sviluppare le tecnologie per il Very Large Telescope. E poi c'è tutta una serie di altri telescopi che vengono usati, sono stati usati in parecchio in passato, adesso vengono usati molto meno, che però sono di varie nazioni europee,
e li hanno costruiti e messi. Questa è una visuale, così, una visione insieme di alcune cupole di diversi telescopi. Diciamo che oggi purtroppo non tutti i telescopi che ci sono vengono utilizzati, perché alcuni sono un po' datati, un po' superati come tecnologie. È necessario avere anche persone che li operino, che facciano ricerche e così via. Quindi non tutti i telescopi, che sono comunque oggetti molto preziosi, comunque estremamente validi, anche se sono di qualche anno fa, però non tutti sono operativi. Il New Technology Telescope, appunto, era questo qui. Ricordo che quando era stato inaugurato era appunto considerato un telescopio rivoluzionario. Vedete che già, per esempio, lo studio della cupola, la cupola non è la classica cupola sferica, ma era stata studiata in modo che limitasse la turbolenza del vento a seconda di come viene girato e così via. Ed è il primo che utilizza questa tecnica, questa tecnologia, che vedete, ci sono tutti, questo è il retro dello specchio, lo specchio visto dal basso, questa serie di ottiche attive, quindi questi pistoncini che spingono lo specchio, controllati da un computer che a seconda di come è girato lo specchio lo tengono nella forma migliore. Questo stiamo parlando fine anni 80, perché è stato inaugurato nell'89. Oggi abbiamo questi prototipi di ottiche attive per l'applicazione poi nel ELT. Normalmente gli osservatori sono, vabbè, costruiti in un certo punto e assistono ai fenomeni astronomici che capitano. Qualche volta hanno la fortuna di capitare nel punto dove si può vedere una eclisse totale di sole. E alla Siria è successo 2 anni fa, luglio del 2019, c'è stata un'eclisse. Questo è il percorso, questo più scuro, più marcato, è il percorso dell'ombra della zona di totalità. Era in grandissima parte sopra l'Oceano Pacifico. Nel tardo pomeriggio, quasi verso sera, l'ombra della Luna ha toccato terra e ha attraversato Cile, Argentina e mi pare forse basta, non so se un pezzetto di Uruguay. Il destino ha voluto che La Silla, l'osservatorio di La Silla, fosse proprio nella zona della totalità. E quindi dall'osservatorio hanno osservato proprio la fase di totalità. E queste sono un montaggio di alcune fotografie che hanno ripreso durante, poco prima della totalità e subito dopo. Ma secondo me una delle fotografie più belle, più suggestive, è questa, in cui si vede tutto il sito osservativo, tutti i telescopi nella penombra e il sole totalmente eclissato. Quindi questa è stato un colpo di fortuna, c'era pienissimo di persone quel giorno lì. Ricordo che avevano fatto una diretta via internet e era gremito di persone il sito di La Silla. E abbiamo questo qui, appunto, La Silla, com'era il 2 luglio del 2019. E poi invece veniamo al Cerro Paranal. Diciamo, abbiamo un'immagine di com'era la montagna nel 1991, quando era una montagna in mezzo al deserto. Poi si è iniziata la costruzione dell'osservatorio. Vedete nel 94 i primi scavi delle fondazioni per mettere queste quattro grandi cupole.
dicevo, al VLT sono quattro telescopi da 8,20 metri, sono quattro cupole enormi, indipendenti una dall'altra. E poi finalmente nell'immagine a destra, nel 99, con le quattro cupole costruite e questo edificio che è un po' la sala di controllo di tutto l'osservatorio. Questa qui è l'immagine appunto quando si è partiti, che c'era appunto una montagna in mezzo al deserto, non c'era neanche la strada per arrivare. È una montagna che ha 2600 metri d'altezza, proprio una zona abbastanza remota, però tutto sommato facilmente raggiungibile perché c'è la strada che è a una decina di chilometri di distanza. Oggi il Cerro Paranal appare così, le quattro cupole principali e altri telescopi minori, più piccoli, ausiliari, cosiddetti ausiliari, che servono a lavorare insieme contemporaneamente con i telescopi principali. Il VLT è formato appunto da quattro telescopi principali e sono stati nominati inizialmente erano chiamati unità 1, unità 2, unità 3, unità 4, che era poco romantico, molto pratico, ma poco romantico. E si è fatto una specie di concorso e è stata una ragazza, una studentessa lì cilena, che ha proposto di chiamarli con i nomi che sono, se non sbaglio, dei Mapuche, che erano la popolazione che viveva nella zona del Cile, del sud del Cile, non proprio quella zona lì, e sono chiamati Antu, unità 1, che vorrebbe dire sole, poi non so come si pronuncia esattamente, Kuyen, la luna, Meripal, la croce del sud, e Yetun, che sarebbe la stella della sera. Probabilmente inizialmente era stata interpretata come Sirio, forse vuol dire Venere, è questo termine che vuol dire stella della sera. Oltre a quello ci sono quattro telescopi ausiliari, quelli che vedevamo prima, questi più piccoli qui alla base, questi qua, sono telescopi ausiliari di 1,80 m, sembrano piccoli ma comunque sono 1,80 m di diametro, che vengono usati per interferometria, cioè lavorano contemporaneamente a uno o più telescopi di quelli principali, e raccolgono, vengono puntati sullo stesso oggetto che viene osservato e permettono, diciamo, elaborando le immagini che ricevono i vari telescopi, lavorano come con la definizione, come se fosse un unico specchio del diametro della distanza fra gli specchi. Quindi con due telescopi o tre telescopi riesco a ottenere, in base alla distanza che hanno, riesco ad avere la definizione delle immagini come se avessi uno specchio grande come la distanza fra questi telescopi. Quindi permettono di amplificare moltissimo la definizione in modo da poter distinguere dei dettagli molto, molto piccoli, molto precisi degli oggetti che contano. Quindi normalmente i telescopi lavorano, quelli principali lavorano in maniera indipendente l'uno dall'altro, sono equipaggiati anche con strumentazione diversa, diciamo che non sono telescopi dove uno va e mette l'occhio, no? L'occhio lì non si mette, sono strumenti, ci sono tutte camere CCD che riprendono e quindi ognuno ha un proprio programma della serata e fa una serie di osservazioni. Però alcune osservazioni sono fatte invece contemporaneamente, puntando uno o più telescopi sulle stesse sorgenti, proprio in questa interferometria, che permette di avere una risoluzione molto maggiore. Dal 2009 è operativo anche un
telescopio in più, questo qui su una piccola collina lì vicino al Cerro Paranal, che è un telescopio a largo campo che osserva nell'infrarosso ed è il più grande telescopio di questo genere perché che esista al mondo, ha un diametro di 4,1 metri e fa survey a grande campo nell'infrarosso. Questa poi, vabbè, ho messo alcune immagini un po' suggestive del... Vedete, questo qui è il tramonto ecco, a ovest dal Cerro Paranal, a ovest si vede l'Oceano Pacifico. Talvolta qui in basso si vedono delle nuvole. L'Oceano Pacifico in quella zona è abbastanza freddo, c'è la corrente che risale dall'Antartide e si formano delle nuvole, ma questo è un vantaggio perché le montagne sono alte, con la corrente fredda del mare fa sì che l'umidità dell'aria condensi e si fermi lungo la costa e non penetra nell'interno. Quindi la cima dei monti rimane completamente secca, sembra che non, da quando c'è l'osservatorio non sia mai piovuto al Cerro Paranal, anche se c'è qualche fotografia con la neve, un po' innevato, però mediamente al Cerro Paranal ci sono 360 notti serene ogni anno e l'umidità media è intorno al 10%, quindi estremamente secco. Con una umidità così bassa è incredibile perché si resta disidratati senza accorgersene, cioè si sta normalmente, poi a un certo punto dici ma quasi quasi bevo e inizia a buttare giù acqua come se niente fosse, perché ti prosciughi ma senza accorgersene, non hai il senso della sete, è una cosa stranissima. Però appunto 360 notti limpide ogni anno non mi sembra male come media. Questa è un'altra immagine dall'alto, appunto la cima con le quattro cupole e un pochino più lontano abbiamo Vissa. E questa qui invece è un'immagine che secondo me è simpatica perché abbiamo questa qui, ecco, vi rendete conto qual è l'ambiente nel quale è stato costruito, è veramente puro deserto. Un deserto da una parte molto bello perché è talmente secco che non c'è rischio di avere animali, scorpioni, serpenti e cose del genere, quindi c'è sabbia e basta, quindi ci si può muovere tranquillamente. Qui c'è il Cerro Paranal al tramonto e in lontananza questo qui mi pare è la cima su cui viene costruito l'ELT, l'Extremely Large Telescope. Vedete che c'è questa valle dove passa la strada, poi su questa cima viene costruito l'altro osservatorio. Quindi tutto sommato abbastanza vicini e infatti probabilmente la sede, diciamo, per i tecnici, per gli astronomi sarà al Cerro Paranal. Questa è un'altra immagine suggestiva. Vedete che ci sono quattro raggi luminosi che escono dal telescopio. Che cosa sono? C'è un sistema ancora più interessante, oltre a quello delle ottiche attive di cui dicevo prima, che i pistoncini che tengono in forma lo specchio, però c'è comunque la turbolenza nel cielo, diciamo lo specchio può essere nella forma ideale, però se vediamo sfarfallare le stelle perché c'è un po' di turbolenza, è quello lì, ce la dobbiamo tenere. Ci si è accorti però che si può recuperare anche questa turbolenza e diminuirne gli effetti. Cioè, non sullo specchio principale perché è molto grande, ma su uno degli specchi secondari. Questi telescopi hanno più specchi secondari perché c'è il primario, il secondario, il terziario, il quaternario, perché la luce rimbalza 3 o 4 volte prima di arrivare negli strumenti.
Se andiamo su uno degli specchi più piccoli, che sono magari di 1,5 metri, 2 metri di diametro, facendoli vibrare in modo opportuno ad altissima frequenza, si parla di alcune decine, non altissima, però alta frequenza, decine di hertz, si può compensare il fatto che la luce che arriva, il fronte d'onda della luce è turbolento, quindi queste onde vengono un po' distorte. Se noi muoviamo in maniera opportuna questo specchio, magari il secondario o il terziario, si riesce a compensare il fatto che questi raggi vengono mossi qua e là. Però come si fa a sapere come devo muovere lo specchio per compensare l'effetto dell'atmosfera? A priori non lo so. Allora si dice, se io avessi una stella campione che so com'è fatta e vedo come rimbalza la sua luce, come si deforma, come cambia, beh, io sapendo come dovrebbe essere l'immagine e sapendo come la vedo, potrei muovermi di conseguenza e compensare. E allora come si fa a fare questa stella? Con dei raggi laser appositi, vengono sparati nel cielo, se non sbaglio incontrano, mi pare, le molecole del sodio, se non sbaglio, ad altezza di 60-70 km di quota, e quindi il raggio laser crea un punto luminoso ben definito a questa altezza. Da terra, osservando quel punto luminoso, sapendo che appunto è un raggio laser di quella lunghezza d'onda con quella forma, eccetera, osservandolo riesco a capire qual è il movimento dell'atmosfera. E quindi riesco a muovere uno dei degli specchi secondari in modo da compensare il movimento, la turbolenza dell'atmosfera. E questo permette di avere una grandissima definizione nelle immagini, nonostante appunto la turbolenza dell'atmosfera. Praticamente è quasi come se fosse al di fuori dell'atmosfera il telescopio, perché si riesce a compensare così bene che l'effetto dell'atmosfera diventa minimo per la turbolenza. Una piccola nota di storia: ai tempi gloriosi, l'unità 1, siccome c'erano poche aziende in tutta Europa, diciamo che essendo un consorzio europeo ogni nazione ha fatto un pezzetto, no? All'epoca c'erano poche aziende in Europa capaci di lavorare carpenterie così grosse con quella precisione. La carpenteria dell'unità 1 era stata fatta da Ansaldo all'epoca a Milano, era stato uno dei primi lavori così grossi, poi erano stati fatti altri, è stato fatto il Large Binocular Telescope, era stato fatto il telescopio delle Canarie, però questo qui, l'unità 1, questa qui è quando era stato assemblato per fare le prove, e quindi era una eccellenza non solo italiana ma genovese. Pensate, la parte mobile, tutto questo oggetto che si muove, pesa 400 tonnellate, 430 tonnellate, e si muove su uno strato d'olio, su un film d'olio sottilissimo che ha una stabilità di 100 nanometri, cioè questo strato d'olio nel movimento non si muove più di 100 nanometri, quindi vuol dire che praticamente rimane perfettamente ammortizzato, perfettamente stabile, non si muove più di 100 nanometri, una struttura che è più di 10 metri di diametro e pesa 400 tonnellate. Questo invece è lo stesso telescopio una volta montato giù in Cile. Ecco, vedete, dicevo, il vecchio telescopio di Monte Palomar da 5 metri aveva uno spessore di 60 centimetri, questo che è 8,20 metri ha uno spessore di 177 mm, quindi neanche 17 centimetri, spesso tanto così. È chiaro, se non ci fossero le ottiche attive si spezzerebbe, no? È talmente sottile che girandolo.
Il primario, questo specchio primario, pesa 22 tonnellate. Una risoluzione di 0,002 secondi d'arco. Che cosa significa? Vuol dire che se voi prendete una moneta qui a Genova da 1 euro, la portate a Mosca, sono 2390 km, ecco, questo telescopio riesce a vedere due oggetti separati dalla distanza di una moneta da 1 euro messa a Mosca, per dire qual è la precisione con cui lavora. Vi dicevo che appunto consorzio europeo, hanno contribuito diverse nazioni, lo specchio, questo primo specchio è partito dalla Germania, vedete con quale camion è partito, un pezzo unico, parte dalla Germania, deve arrivare nel deserto del Cile senza rompersi, un specchio di vetro. E poi la cosa buffa è vedere invece come è partito dalla Germania e il camion, una volta che si trova in mezzo al deserto, a attraversare il deserto. E è stato bello che all'epoca hanno fatto tutti questi servizi, queste fotografie, perché non era così facile come oggi fare, scattare fotografie, no? Però è una nota storica. Vedete sulla pista del deserto, terra battuta, e il telescopio e lo specchio che passa sul camion con i tecnici che sono dietro, praticamente a passo d'uomo, che attraversa il deserto. E qui finalmente, dopo aver attraversato questi lunghi rettilinei in mezzo al deserto, finalmente sale poi a oltre 2000 metri, arriva in vista della cima del monte. Poi questo qui è l'aspetto qualche anno dopo, quando c'era le quattro cupole e più sotto il campo dove ci sono i vari laboratori, ci sono delle officine. Per esempio, quando si deve rialluminare il telescopio, cioè ristendere lo strato di alluminio riflettente, non si può portare un oggetto così grosso in giro per il mondo. In quell'edificio è stato costruito tutto il laboratorio dove portano lo specchio, lo ripuliscono, ristendono lo strato di alluminio e lo portano su. Però, diciamo, questo è un ambiente tipico e ristretto per astronomi. Però 007 è arrivato anche al Cerro Paranal, e il film che è uscito nel 2008, Quantum of Solace, è stato in parte girato proprio su all'osservatorio. E a questo punto provo, volevo fare vedere un pezzettino di un video che ha i sottotitoli, diciamo che è in inglese, però faccio così, no, lo fa vedere a me. Allora, l'audio diciamo che non serve, perché in realtà è in inglese, però ci sono i sottotitoli, non lo vediamo tutto perché dura 8 minuti, però ecco, vedete? No, non sento l'audio, ma non importa. Ecco, questo qui è l'albergo, diciamo, che è stato costruito dove vivono gli astronomi tecnici, e qui durante le riprese si vede, vabbè, questo qui è anche un video un po' promozionale, che fanno vedere appunto esplorando le frontiere del cosmo, l'ESO, eccetera. Ecco qua, questo qui vedete quando si muovono i telescopi. Qui siamo al tramonto, vedete che si stanno aprendo le varie cupole
di giorno sono tenute con l'aria condizionata con la temperatura che ci sarà la sera, in modo che c'è tempo tutto il giorno per prepararsi e avere già tutto a regime termico. Questo è l'ambiente che sembra marziano, quindi sembra proprio di essere su Marte, quindi sembra di essere su un altro pianeta, in effetti l'ambiente è quello. E è buffo appunto che c'è, cioè, 007 che, vabbè, c'è la storia adesso, non la conosco bene, comunque scappa, fugge e a un certo punto si ritrova su. E qui sono le interviste al regista, c'è qualche intervista agli attori. È stato secondo me un momento anche un po' particolare per gli astronomi, perché è stato un momento molto diverso, no? Cioè si sono ritrovati in mezzo alla regia di un film di 007. Daniel Craig, 007, che è andato a girare lì, e alcune scene, questo qui è lo chiamano la residenza, l'albergo, diciamo, dove vivono, che è stato costruito sotto il terreno in modo che non creasse altre turbolenze, che non desse fastidio. Vedete che è praticamente scompare, non si vede e non altera la turbolenza. All'interno hanno costruito una specie di serra con piscina nella quale c'è questo open space, sembra proprio di essere, vedete, questo è l'interno, che non sembra neanche di essere nel deserto. E alcune scene appunto sono state girate qui all'interno. Beh, qui sono un po' di interviste. Questo qui è sempre la residenza. Beh, ovviamente hanno messo le immagini più belle con le luci anche del tramonto, così per far vedere quanto è suggestivo il luogo. E qui le scene con i vari attori, gli stunt, e vede tutta la troupe che gira. Va bene, questo qui ecco. Allora, ok, andiamo avanti. Allora, sempre dal sito dell'ESO, ecco, abbiamo visto queste strutture, ma che cosa servono? Che cosa si scopre? Questo qui è l'elenco delle 10 scoperte più importanti fatte dall'ESO, sostanzialmente negli ultimi anni, però nella sua storia. Sono messe in ordine come l'hanno decise loro, quindi io le riporto pari pari. Nel 2017, al numero 10, viene messo il sistema TRAPPIST-1, che ha 7 pianeti più o meno di taglia terrestre in orbita a questa stella. E una collaborazione, sono usati tanti telescopi di tanti osservatori, tra cui il WLP, e sono stati individuati questi pianeti. È il sistema che ha il maggior numero di pianeti di taglia terrestre e che potrebbero ospitare acqua liquida in superficie. Poi al numero 9, nel 2008, la temperatura del cosmo misurata in maniera indipendente, in maniera molto
complessa è stato possibile individuare nell'ultravioletto molecole di monossido di carbonio in una galassia molto distante. Quindi con i modelli vari, con le temperature che ci si aspettava e le misure fatte, ci si attendeva una temperatura di 9,3 Kelvin, la misura è stata 9,15 più o meno 0,7, quindi molto vicina a quella che erano le attese. Poi al numero 8, il primo spettro diretto di un esopianeta. Sappiamo che ci sono moltissime stelle ormai che sono state per cui si è scoperto che hanno un pianeta intorno. È molto difficile poterli vedere, poter fare misure, perché il più delle volte sappiamo che ci sono, ma non sappiamo nulla di più perché sono molto piccoli, molto deboli, vicini alle loro stelle. In questo caso è stato osservato anche proprio questo esopianeta, è stato osservato e si è fatta la misura dello spettro. Siamo ancora con oggetti grossi, perché vedete che ha una massa di 10 volte circa quella di Giove e una temperatura superficiale di 800 gradi. In genere sono son pianeti molto grandi e distanti dalle loro stelle per riuscire a separare, riuscire a vedere. Però è stato il primo caso in cui ci si è riusciti. Al numero 7, la luce associata a un'onda gravitazionale. Qui Caterina sa tutto, è un'osservazione stata fatta da molti osservatori in tutto il mondo, non è stata solo un'osservazione ottica, infatti è intervenuto anche ALMA, di cui non parlo questa sera, parlerà Cristiano a gennaio, però anche nell'ambito radio sono state fatte misure, sono state fatte in tutti i modi possibili perché era un evento eccezionale. Una chilonova che è esplosa, è stata individuata dai satelliti, si è ristretta l'area di ricerca, eccetera. Però l'ESO con i suoi osservatori ha contribuito in maniera molto importante. Al numero 6, la prima immagine di un esopianeta intorno a una nana bruna, in questo caso, quindi non è ancora possibile vedere, diciamo, pianeti intorno a stelle estremamente luminose, così la nana bruna un po' meno luminosa, più facile da osservare. E anche qui vediamo la prima volta 5 volte la massa di Giove per il pianeta, la nana bruna abbastanza piccola, una massa che è circa 25 volte quella di Giove, quindi è una stellina molto molto piccola, però è stato il primo caso con un'orbita di circa 8 miliardi di chilometri, quindi vedete comunque oggetti molto lontani. Stiamo parlando comunque del 2004, nel frattempo gli strumenti sono anche migliorati, via via vengono aggiornati. Nel 2014 questo fatto con ALMA, quindi con i radiotelescopi, non con l'ottico, però rivela la genesi di un sistema planetario in cui si vedono una stella che si sta formando e c'è intorno questo alone che è il disco protoplanetario, come c'era in passato, miliardi di anni fa, intorno al Sole, il disco di materia, di polvere, da cui si formano i vari pianeti. Osservato con grande precisione, con grandi dettagli, riesce a vedere dei cerchietti scuri, che è dove la densità è più bassa e quindi probabilmente lì si sta formando un oggetto, un pianeta, e quindi sta ripulendo quella zona di spazio intorno alla stella. Al numero 4, ma io forse l'avrei messa un pochino più in alto, comunque al numero 4 hanno messo nel 2019 la prima immagine di un buco nero. Secondo me la storica meritava di essere messa un pochino più su, però l'hanno messa ai margini del podio.
È stata una collaborazione che ha impiegato tantissimi osservatori in tutto il mondo, una cosa molto, molto delicata, molto difficile, però l'ESO ha contribuito con i suoi osservatori a produrre questa immagine, che è l'immagine di un buco nero nella galassia M87 a 55 milioni di anni luce da noi. Quindi è vero, un mostro, un oggetto grandissimo, però a 55 milioni di anni luce riuscire a vedere con questo dettaglio il buco nero con un oggetto così piccolo è veramente una cosa incredibile. Al numero 3 abbiamo il pianeta nella fascia abitabile intorno a Proxima Centauri, che è la stella più vicina a noi, e si è scoperto che c'è un pianeta nella fascia abitabile. Questo è usato anche la Siga, il 3,60 m della Siga, quindi anche se abbiamo gli osservatori e i telescopi molto grandi, quelli vecchi da più piccoli comunque sono signori telescopi, perché insomma sono comunque strumenti eccezionali. Poi al numero 2, questa scoperta nel 98, effettivamente questa è stata una svolta, osservando le supernove molto lontane si scopre che l'universo non solo si sta espandendo, ma sta accelerando la sua espansione. Questa è stata una rivoluzione, perché tutti si aspettavano di vedere un universo che rallentava la sua espansione, e invece facendo le misure si scopre che si ingrandisce, e più si ingrandisce più accelera. Questo è stato uno shock per tutti. All'epoca non c'era ancora operativo il VLT, le misure fatte con il 3,60 e con l'NTT alla Siga. Questa qui dove poi ha ripercussioni sulla costante cosmologica, su quello che sappiamo oggi, l'energia, forse dell'energia del vuoto e via dicendo. Quella messa al numero 1, effettivamente è una bella scoperta anche questa, stelle in orbita intorno al buco nero che c'è al centro della nostra galassia. In realtà il buco nero nel centro della nostra galassia non l'abbiamo visto, però quello che misurano, che viene misurato, è questa stellina di cui si segue negli anni dal 92 fino al 2002 l'orbita, conoscendo l'angolo sotto cui la vediamo, la distanza, si riesce a sapere qual è il diametro della sua orbita, che la velocità che si sta muovendo e così via, si scopre che si muove a una grandissima velocità e percorre questa orbita in pochi anni, perché qui la percorre in una percorsa tutta, ma probabilmente meno di una quindicina d'anni circa percorre questa orbita. Per muoversi così velocemente in tempi così rapidi intorno a questo oggetto, vuol dire che lì dentro deve esserci un oggetto che ha una massa di 3 milioni di masse solari. E con 3 milioni di masse solari uno sospetterebbe di vedere una quantità di luce immensa emessa dalle stelle. E invece lì c'è il buio totale, non c'è nessuna sorgente. E allora l'unica spiegazione che abbiamo al momento è che lì in mezzo, in questo punto qua, ci sia un buco nero. E quindi noi vediamo una stella che si muove velocemente intorno a qualcosa che è scuro, buio, che non lo vediamo. Deduciamo che questi 3 milioni di masse solari sono concentrate lì dentro in un buco nero. E quindi è incredibile riuscire a individuare, vedete in questa immagine con tanti puntini che sono ciascuno una stella,
riuscire a misurare ciascuna con che velocità si muove, con, in quale modo, e di conseguenza andare a ricavare la, il movimento e dedurre che lì dentro ci deve essere un oggetto che noi non vediamo, che è probabilmente un buco nero. Poi qualcuno potrebbe dire, sì va bene, ma queste qui sono le cose più clamorose di questi ultimi anni, eccetera. Questa l'ho presa proprio stasera, vedete, 8 dicembre, quindi due giorni fa, un comunicato stampa, che continuano a uscire continuamente sulle novità. Questo è l'ultimo, fotografa in un pianeta intorno alla coppia di stelle più massiccia, o meglio, questa è una traduzione per me proprio bellissima, perché è fatta in automatico dal sistema, però questa qui è una coppia di stelle che sono abbastanza massicce, questo è il pianeta che è stato individuato, che è intorno alla coppia di stelle più massiccia finora mai individuato. Mi pare, ecco, l'orbita è molto grande perché è una distanza circa 100 volte la distanza di Giove dal Sole, quindi circa 500 unità astronomiche. Proprio perché queste stelle mi pare che abbiano tipo 4-5 volte la massa del Sole e sono a loro volta una stella doppia, con un sistema di un coronografo particolare sono riusciti a mascherare la luce proveniente dalle stelle in modo da poter fare una ripresa di questa stellina, di questa che sembrava una stellina che poi appunto è un pianeta. Quindi, mentre l'altra è questa qui, mi ero chiesto, questa qui, questa è una stella di campo, una stella che non c'entra niente, casualmente. Però se andate sul sito dell'ESO, le novità, gli aggiornamenti ci sono ogni pochi giorni, c'è un comunicato stampa di qualche scoperta, qualche ricerca che ha portato dei nuovi risultati. A questo punto, diciamo, visto un po' l'ESO, il Very Large Telescope, eccetera, passiamo al passo successivo. Che cosa sta costruendo l'ESO? Sta costruendo il ELT, il più grande telescopio al mondo. Questi sono solo disegni, perché è stato progettato, è in costruzione, ma non siamo ancora a questi livelli. Così è come diventerà fra qualche anno. Purtroppo, con il discorso della pandemia, del Covid, che ha picchiato molto duro, non solo in Europa, ma molto duro anche in Cile, i lavori si sono praticamente fermati per oltre un anno. Il sito è stato quasi totalmente abbandonato per diversi mesi, e quindi i lavori stanno lentamente riprendendo, però ci sono state serie difficoltà proprio giù. In un certo momento proprio Nando Patat ci diceva che hanno dovuto fermare proprio le osservazioni anche a VLT. Hanno dovuto fermare le osservazioni perché non c'erano più le persone proprio a fare, perché serve chi fa la manutenzione, chi si devono fare dei turni, non si può stare perennemente lì perché sono abbastanza duri, la quota, l'ambiente, eccetera. Poi a un certo punto si deve fare la manutenzione, si guasta qualche cosa, bisogna che ci sia il tecnico che ripara. Il pezzo di ricambio non poteva essere spedito, non arrivava, eccetera. A un certo punto le osservazioni si sono totalmente fermate. Quindi per osservatori che hanno dei telescopi che sono costati centinaia di milioni, che devono funzionare, che avevano dei lunghi programmi di ricerca dove gli astronomi si prenotano e si prenotano molti mesi o anni prima per avere il tempo a disposizione per l'osservazione, dover dire chiudiamo tutto, fermiamo, chi aveva l'osservazione prevista rimandata a chissà quando. Quindi è stato veramente una cosa anche per il cambio, penso che non c'è un disastro, perché se mai uno per tutto
Sì, 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 perché poi era difficile avere... Sì, 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 poi adesso è ancora peggio su tutti i trasporti, spedizioni. Sì, 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 adesso sta diventando... Non ci sono proprio neanche le navi che trasportano, al di là. Non c'è la materia, non ci sono le materie prime e non ci sono le navi che trasportano, non c'è niente. È un disastro. Non so come saranno i prossimi anni, il futuro in generale, secondo me era aumentato rispetto a come eravamo abituati. Sì, perché io lo vedo che sul lavoro succedono delle cose, cioè... delle cose assurde, proprio offerte che prima il fornitore ti diceva, non so, da confermare entro 2 mesi, 3 mesi, validità dell'offerta 24 ore. Dici, ma eravamo abituati a 2-3 mesi, validità, sì, o compri adesso oppure ti metti in coda, chissà qua. E tanti pezzi invece dell'LT sono pronti che... li ha costruiti il consorzio italiano, Cimolai, eccetera, e sono in magazzino in Friuli, che non possono spedire perché i lavori giù non sono andati avanti, perché non ci sono le persone, perché non ci sono le navi. Sì, sì, perché non ci sono le navi, perché i lavori sono rimasti indietro. E vabbè, infatti io avevo preparato la presentazione e c'erano le date future, no? Quando l'installazione dello specchio, la prima luce, eccetera, e in un anno e mezzo ci è stato tutto di 2 anni, cioè le date sono spostate tutte, come se questi ultimi 2 anni non ci fossero stati, si sposta tutto di 2 anni. Doveva andare in servizio nel 2024-2025, ora si parla 2027, per dire. Quindi, vabbè, l'importante è che vada avanti. Quindi questo qui è, sulla sinistra vediamo proprio il telescopio in sé con tutta la sua struttura, lo specchio fatto da quasi 800 segmenti, inserito all'interno di una cupola enorme che più di 80 metri di diametro. Così è come apparirà fra qualche anno questo telescopio enorme con questa cupola semisferica. Qui è un unico telescopio, mentre il VLT sono 4 cupole, qui è una sola. Ha un'altezza di una quota di 3046 metri, quindi ancora più alto, 400 metri più alto del VLT. Sono 798 specchi esagonali che di dimensione 1,40 m ciascuno, per una superficie complessiva del primario di 978 metri quadrati, quindi praticamente 10 appartamenti. Questo è la superficie del telescopio, dello specchio. Lo specchio secondario, che in genere uno lo specchio pensa a, se uno ha un telescopio, dice lo specchio secondario, uno specchiettino, no? Che ha un Newton, un specchiettino. Ecco, questo qui, lo specchio secondario, 4 metri di diametro. Questo è il secondario. Poi il peso del telescopio è totale 3.400 tonnellate. Abbiamo un campo visivo di 10 minuti. Ecco, hanno abbassato la cima di 18 metri, perché era la cima del monte, abbassata di 18 metri, spianata in modo da avere lo spazio per costruirlo. Con 220.000 metri cubi di roccia rimossi, in gran parte con esplosivo. Durante le esplosioni si sono accorti che la roccia sotto aveva una frattura, una venatura che non doveva esserci, cioè non pensavano che ci fosse, per cui hanno dovuto rivedere come fare le fondazioni, la fondazione principale, eccetera, perché pensavano di avere al di sotto una roccia, un pezzo unico, invece sono accorti che c'era questa velatura. Costo previsto, vabbè, poi secondo me aumenterà, però praticamente quasi 1.200.000.000. Alla fine vi ho mostrato che è grosso, è grandissimo. Quanto è grande? Eccolo qua. Questi sono i 4 telescopi del VLT, questo è come appare e questo qui è il colossino. Se li mettessimo a fianco
il Colosseo, insomma, è grosso, più o meno, è più alto, è grosso modo grosso come il Colosseo, tanto per intenderci, insomma, è un bel oggettino. E questo qui invece è il confronto con altri telescopi, questo è il Keck a Hawaii, il 30 metri americano che costruiranno alle Hawaii, anche questo in costruzione che andrà alla fine degli anni 20, questo è il WLT come confronto, beh, poi quello del Gran Canaria, il Subaru, questo qui in Sudafrica, ecco, vi ho accennato prima l'NTT, il New Technology Telescope, che nell'89 ha fatto per primo le ottiche attive. Ecco, questo qui era il prototipo, vedete com'è piccolino in confronto al suo successore. Ora, parlavamo di spessore, abbiamo visto che il telescopio di Monte Palomar spesso 60 cm, grande 5 metri spesso 60 cm, il WLT 8 metri spesso 17 cm, questo che è grande 39 metri, lo spessore 50 mm. Sono pezzi da 1,40 m, d'accordo, però 5 cm, quindi sottilissimo, proprio che si muove con ha uno specchio appunto di un sacco di riflessioni, cioè il quaternario, il quinto, eccetera. Cosa importante sullo specchio quaternario da 2,60 m è quello equipaggiato con le ottiche adattive, questo sistema che le fa vibrare. Ci saranno 6.000 attuatori che lo possono modificare la forma fino a 1.000 volte al secondo. Quindi può compensare velocemente 1.000 volte al secondo le turbolenze dell'atmosfera, e questo permetterà una precisione nelle immagini pazzesca, perché si riusciranno ad avere dettagli inimmaginabili. Cioè la risoluzione di questo telescopio sarà di gran lunga maggiore rispetto a quella del telescopio spaziale Hubble. Proprio faremo un salto enorme di qualità. E anche del web? Sì, perché il web, questo ha il vantaggio che ha un diametro che è 5 volte di più, 6 volte di più. È a terra e quindi ci fai tutte le migliorie, le manutenzioni che devi fare rispetto al web che partirà adesso, il 22 dovrebbe partire. Sarà nell'infrarosso, il web ha una vita operativa di alcuni anni, però poi non si può accedere, non si può fare manutenzione, quindi è un progetto costosissimo. Quando poi finirà la sua vita rimane lì, perché è 1,5 milioni di chilometri da noi. Questo qua invece ha l'unico limite che non vede esattamente tutto il cielo, perché essendo nell'emisfero meridionale c'è una piccola porzione del cielo nord che non la vede, però. Ma magari non tanto il infrarosso non lo può fare, nel senso la terra non lo possiamo fare, no? Ma infatti qui 3.000 metri aria secca che vede l'infrarosso. Lì lavorerà anche nell'infrarosso. Sì, però magari non tutto, cioè la... Adesso non so esattamente quali campi, però lavorerà già all'infrarosso proprio perché appunto. Essendo in alto con aria molto secca riesce comunque a lavorare e soprattutto lavorerà molto nell'infrarosso. Lavorerà molto perché uno si dice va bene, ma quali sono i campi di ricerca? Cioè va bene, ci avremo questo strumento eccezionale, incredibile, che cosa ne faccio? Ne faccio un sacco di cose. Questi sono gli argomenti, poi se andate sul sito, per ciascuno di questi argomenti vi spiega il tipo di studi e di approfondimenti che vogliono fare. Lavorerà su tutto, dal sistema solare, esopianeti, stelle, neri, galassie, cosmologia, fisica e scoperte in attese. Una cosa molto interessante,
molto interessante che farà e che riuscirà a fare è riuscire a osservare negli esopianeti, non solo vedere gli esopianeti distinti dalla loro stella. Adesso il più delle volte vi accennavo, noi sappiamo che intorno alla stella c'è un pianeta, ma non riusciamo a vederlo direttamente. Questo telescopio riuscirà a vederli e si spera che riesca a vedere anche quelli più piccoli di taglia terrestre. Ma quello che riuscirà a fare è riuscirà a studiare le atmosfere dei pianeti extrasolari. Cioè, non solo riuscirà a vederli, ma riuscirà a studiare la composizione delle atmosfere di questi pianeti per vedere se ci sono tracce di elementi, di composti che in qualche maniera possono essere riconducibili addirittura a forme di vita. Quindi non solo appunto riuscirà a vedere gli altri pianeti, ma riuscirà anche a studiarli. Riuscirà a studiare eventualmente per i pianeti che sono molto vicini alle stelle. Cosa succede? Noi vediamo, cioè capiamo che c'è il pianeta perché vediamo periodicamente che si abbassa la luce che noi riceviamo. È il cosiddetto metodo dei transiti. Praticamente il pianeta passa davanti alla stella, crea una mini eclisse e noi capiamo, secondo una cosa periodica, capiamo che è un oggetto che passa. Se noi facciamo lo spettro della stella quando non c'è il transito del pianeta e facciamo lo spettro della stella quando c'è il pianeta che sta transitando, noi otteniamo due spettri, in un caso solo della stella, nell'altro caso della stella più la luce della stella che ha attraversato l'atmosfera del pianeta. Confrontando questi due spettri si riesce per differenza a sapere qual è la composizione dell'atmosfera del pianeta. Questo qui è una cosa eccezionale, però ci vogliono sensibilità e strumenti estremamente raffinati. Con questo telescopio si riusciranno a fare questi lavori. Quindi si riuscirà andare estremamente nei dettagli di queste ricerche. Poi si faranno studi anche di cosmologia sulla materia oscura, perché si andranno a osservare galassie anche lontanissime, e c'è l'intenzione di andare a osservare le galassie proprio le più lontane, quelle che sono formate per prime dopo il Big Bang e quindi che in questo momento non riusciamo a vedere, non riusciamo a studiare così tanto. Questo strumento riuscirà a arrivarci, a spingerci più in là, non solo a vederle, ma a studiarle. Proseguiranno le attività sui buchi neri, come abbiamo visto queste collaborazioni che hanno fatto l'osservazione del buco nero di M87. E poi, ovviamente, quando si ha uno strumento del genere, ci saranno cose che non si prevedono e che si scopriranno, e quindi ci saranno delle cose inattese, no? Non si sa neanche che cosa, fin dove ci si potrà spingere, perché rimarrà operativo per molti anni e quindi ogni volta si potranno fare migliorie, si potranno cambiare gli strumenti, i sensori che ricevono, e quindi per anni potremo avere cose nuove. Questa appunto la visione, sempre una visione artistica, un disegno di come sarà tutto il telescopio, che sarà 3.700 tonnellate. La cosa incredibile è che adesso avrà una grandissima velocità anche nel posizionarsi, nello spostarsi, perché quando si hanno questi grossi telescopi, ovviamente le richieste per tempo osservativo arrivano da tutto il mondo per fare ricerche di ogni genere. Quindi ci sono dei programmi che vengono stilati per decidere il programma dell'osservazione della serata, che cosa si deve osservare, in che modo, perché gli astronomi dicono: a me serve
l'osservazione di questa porzione di cielo, di questa regione, di questa stella, con questi strumenti, in questa maniera, eccetera, eccetera, per, in base a quello che vogliono studiare. Quindi, in base alle osservazioni che ci sono da fare, viene fatto un calendario e viene messo dalla tale ora, in questo giorno, dalla tale ora, punti quell'oggetto con questi tempi, con questo modo, con questi strumenti, eccetera, eccetera. Finito quello, passi a osservare quell'altro, eccetera. Ovviamente viene fatta una sequenza passando da possibilmente oggetti vicini, in modo che dall'inizio della serata alla fine i tempi morti dello spostamento siano minimizzati. Questo strumento riuscirà a percorrere, mi pare, a muoversi a tipo, se non sbaglio, 5 gradi, non mi ricordo se 2 o 5 gradi al secondo. E voi immaginate una struttura di alcune centinaia di tonnellate che si muove a questa velocità e nel giro di pochi secondi si va a riposizionare e punta esattamente la zona che deve puntare senza avere un minimo movimento. Arriva, si ferma e la inquadra esattamente senza errore. Quindi sarà una cosa quasi magica da quanto... Questo è il confronto fra i dimensioni dei vari telescopi. Questo qui, ecco, vedete il famoso 5 metri di Monte Palomar, questo cerchietto piccolo. Poi, per dire, questi quattro sono quelli quattro del Very Large Telescope, i quattro specchi da 8 metri. Quello sempre in Cile, americano, la Campanas, il Magellano, e il Keck che ha da Hawaii adesso, segmentato. Questo è il telescopio americano che andrà alle Hawaii, 30 metri, e questo qui è, come sarà, ELT. E qui in fondo hanno messo per confronto un campo da tennis e un campo da basket, dire. Se volete vedere, sarà più grosso di un campo da basket, no? Ecco, questo qui, secondo me, il Monte Palomar, io quando sono cresciuto c'era Monte Palomar, che era il telescopio più grande, che per decenni è stato quello inarrivabile da quanto è, e adesso diventa un giocattolino rispetto ai telescopi che avremo. Questo è lo schema ottico, vedete che è complicato perché la luce arriva su questo specchio primario, va sul secondario, scende sul terziario, quaternario, quinquennario, non lo so, e poi finalmente viene buttato fuori l'immagine e lì in questa zona ci saranno gli strumenti che i rilevatori che misurano. Queste sono le tappe principali. Addirittura nel 2000 si voleva fare un telescopio da 100 metri, poi hanno realizzato che praticamente era non solo troppo costoso, ma tecnologicamente non ci si riusciva a fare, era troppo grosso, troppo pesante, non sarebbe stato possibile. Quindi poi si è scesi e si è arrivati poi alla decisione di farlo da circa 40 metri. Nel 2010 è stato scelto il Cerro Armazones, poi nel 2011 ESO e Cile hanno firmato l'accordo perché quella porzione di terreno viene proprio ceduta dal governo cileno all'ente europeo. E nel 2014 è iniziata la costruzione della strada per andare. Poi vabbè, è stato spianato, si è dato l'ok, eccetera, eccetera. Dal 2018 c'è l'inizio della costruzione proprio degli elementi della struttura, della cupola. Ci sono già i primi pezzi dello specchio, i vari specchi che sono già costruiti, che dovranno essere assemblati.
Nel 2022, appunto, il primo segmento verrà lucidato. Poi, queste sono le date future, nel 25 dovrebbe essere pronta la cupola, nel 26 l'installazione dei vari segmenti e finalmente nel 2027 la prima luce del telescopio. Una domanda subito, ma i segmenti sono piani? Non credo che siano piani, non sono sicuro, però sì, può, non so esattamente se li fondono piani e poi come vengono, non lo so, il dettaglio potrebbero anche essere piani, ma non lo so esattamente. Questo, vabbè, c'è un po' di luce, però come si presenta di notte. Questo è un panorama a 360 gradi dove si vede benissimo la Via Lattea, le nubi di Macellano e così via. Questa è la poesia del cielo, delle stelle, delle nebulose, delle galassie. La cruda realtà è questa: quando si inizia a lavorare, dinamite e escavatori per fare prima la strada e poi iniziare a farsi spazio per poter costruire. Quindi vedete, è simpatico vedere questo ambiente estremamente polveroso, così grossolano, perché si va con la dinamite e poi si andranno a fare lavori estremamente precisi, delicati e con strumenti estremamente fragili. Questa è un'immagine della prima fusione, ne dovranno fondere 798 e poi farli raffreddare piano piano, lentamente, in modo che all'interno del vetro non ci siano tensioni che poi tendono a deformare lo specchio, lo rendono più fragile, ma soprattutto tendono anche a deformarlo. Queste sono immagini dall'alto, vedete che ci sono gli scavi per fare la fondazione. Siamo ancora in una fase abbastanza preliminare, però iniziano a esserci l'impronta di quello che sarà l'osservatorio. Siamo praticamente in fondo. Questa è un'immagine da lontano, vedete che ci sono le gru, ci sono gli scavatori lassù in cima, la strada che è stata costruita. Però la cosa che vorrei far vedere è questa di Porto. Scusate. Ecco qua. Se andate sul sito lt.eso.org trovate le webcam. Non sono aggiornatissime perché questa è aggiornata all'8 di dicembre. Però potete vedere, adesso io sono imbranato a muovermi, però potete vedere a che punto siamo con i lavori. Questa è la strada che è stata costruita apposta, questo è il campo dove ci sono tutte le attrezzature dei lavoratori e aspetta. E questo qui è due giorni fa, come si presenta il sito. Vede che stanno, sì, stanno già, insomma, ci sono i ferri che spuntano, ce ne vorrà tanto, c'è meno. I segmenti sono asferici, sono tutti modellati, Poi niente, queste qui sono, ecco, questa qui c'è una telecamera puntata a distanza di 20 km verso il Serro Paranal, quindi da un osservatorio si guarda l'altro. Non so come mai non sono aggiornate, sono a due giorni fa, però comunque se volete andare
7 dicembre, potete vedere direttamente a che punto siamo. Questo qui è un famoso vulcano che è il Villardaco, che è a 170 km si vede male. In inverno si vede che è coperto di neve, anche se siamo nel deserto. Quindi queste qui sono le immagini. Quindi appunto, se vi interessa andare a seguire, vedere cosa stanno facendo, come stanno proseguendo, questo qui è il punto. Direi che per stasera la presentazione, io ho detto abbastanza, non so se avete delle domande o... I laser puntati per sì, come mai 4? Ma non lo so esattamente 4, in teoria ne basterebbe uno, credo che lo facciano 4 forse per avere maggiore precisione, con più confronti, cose del genere. Di per sé ne basterebbe uno, probabilmente confrontano più immagini e quindi riescono a ottimizzare ancora di più, credo per quello. C'è una stima della magnitudine raggiungibile da questo? Allora, non l'ho letto esattamente, mi pare, non lo so, può andare molto basso, perché già il VLT mi pare che volendo potrebbe arrivare vicino alla magnitudine 30. E non lo so esattamente ELT quanto potrebbe andare, però sicuramente può andare oltre 5, magari. Secondo me a quel punto diventa proprio il cielo, diventa il limite, perché non ho idea, perché... Ecco, ci sono osservazioni che al momento di corpi estremamente piccoli o deboli che sono possibili solo dal telescopio spaziale e che saranno possibili invece anche da questo telescopio qua, no? Mi veniva in mente, io penso sempre alla periferia del sistema solare, e quando c'era 2014 MU69, l'oggetto di Kuiper che è stato visitato da New Horizons, l'aveva visto solo il telescopio spaziale, nessun altro osservatorio a terra lo ha visto. Ebbene, probabilmente questi osservatori volendo potrebbero arrivarci. Non nessuno l'ha visto perché sono appunto di magnitudine 28-30 e quindi devi fare... Vabbè, non so se questo qui può fare settimane di puntamento sull'oggetto come farà. No. Allora, ho letto che già il VLT potrebbe fare osservazioni molto lunghe, però normalmente non lo fa perché deve essere un'osservazione veramente importante, no? Siccome le richieste, come dicevo, sono centinaia e devi dedicare un certo tempo, o la ricerca che fai è ultra rivoluzionaria, allora gli puoi dedicare ore e ore o giornate intere, oppure non te lo concedono un tempo così lungo per un'osservazione che è molto mirata, molto specifica, magari di un qualcosa, proprio perché le richieste sono tantissime. Poi ci spiegava appunto Nando Patat che nelle osservazioni c'è un calendario, ogni telescopio ha il suo tempo per ogni sera, ci sono a discrezione c'è una struttura che può dedicare un certo tempo, eccezionalmente passare sopra a ogni programmazione e decidere che stasera si fa quella tale osservazione.
E il motivo è che se, per esempio, esplodesse una supernova, ci fosse un evento importantissimo, allora c'è una gerarchia nell'ambito dell'ESO di persone che possono decidere di cambiare il programma di quelle sera e dire la tale osservazioni che erano programmate saltano e puntiamo il telescopio su questa cosa, però devono essere cose eccezionali, no? Cioè, sulla Chilo Nova ci ha detto che hanno piantato tutto, ha detto qualunque cosa state facendo andate sulla Chilo Nova, ma non solo tutto il mondo, tutto il mondo, ha detto, tutto il piantate mondo. Tutto il resto e andate lì tutti, perché devi cogliere al momento, no? E infatti il timore più grosso era quando il VLT era chiuso per la pandemia, il timore più grosso era che esplodesse una supernova. Sarà esplosa sicuramente, dice, ma no, più che altro la supernova galattica, no? Perché dici sono 400 anni che aspettiamo la supernova galattica, va a finire che esplode nel momento in cui siamo tutti chiusi in casa. Partirebbe anche la galassia di Andromeda. Eh sì. È andata bene che non è esplosa in quel momento, dice. Cioè 400 anni, cioè, proprio in quei due mesi. Perché per una supernova galattica non hai bisogno di quella fare, no, di fare quello, tante cose. No, beh, sicuramente. Gli strumenti più piccoli.